Alessandro, ma con tutte le persone che avrei potuto incontrare oggi, proprio lui. Dio, ma perché lo desidero così? Farmelo incontrare per caso per indurmi in tentazione. Anzi, frustrazione, visto che non l'avrò per me. E se facessi voto di non fumare, lo troverei sotto l'albero. Forse non mi ha notata. Che poi lo so. Se anche mi notasse si profilerebbe il dilemma, salutare o non salutare. Aspettare che sia lui a salutarmi. Ecco, vedi, non si gira dalla mia parte. Oh, lo sta facendo apposta. D'accordo, scansiamoci pure se vuoi. È assurdo che il solo vederlo mi provochi ansia. Perché deve essere così? Mi fa sentire un'adolescente insicura. Invece Giulia, ammettiamolo, la storia è stata idealizzata. Troppo spesso io dimentico il suo pessimo carattere. Complessato, aggressivo, incapace di gestire in modo soddisfacente una qualsiasi relazione. Tutta colpa di Candy Candy. Quel cartone ha devastato la vita delle ragazze della mia generazione, facendoci innamorare di Terence, il bel tenebroso. Ciao. Giulia, ma che ci fai qui? Tu che ci fai qui? Io sono vicino all'università e praticamente si può dire che questo bar l'abbia inaugurato io il primo anno. Io aspetto un cliente, mi deve dare un documento. Secondo me mi ha bidonato. No, no, dai, sarà solo in ritardo. Il traffico è in tilt. Perché non controlli le chiamate perse? Che frasario scontato si usa in certi momenti. Minimo penserà, ma che vuole questa? Dai, Ale, accomodati. Vuoi una sigaretta? No, grazie, sono riuscito a smettere. Ottimo. No, io invece, per quanto mi sforzi, non sono ancora riuscita a vincere le mie cattive abitudini. Fumare, alzare la voce. Torturarti i capelli. Torturarmi i capelli. E pensare a te. Il nervosismo mi opprime. Eppure desidero inchiodarlo su questa sedia e far sì che questo momento sia eterno. Ma perché poi? Dopotutto non è un momento speciale. È qui per caso, non mi ha cercata lui. Ma è qui e tanto basta. Posso sentire il suo profumo che non ho mai dimenticato. Posso seguire la linea della sua bocca, il movimento delle mani. Cristo, le sue labbra. Perché non siamo due strani? Saprei come parlarti, saprei legarti a me. Così non è possibile niente. Mi sento bloccata. Chissà cosa direbbero i miei ex ragazzi se potessero spiare nella mia mente. Ma è la stessa persona incapace di lasciarsi andare. Sono di nuovo io, padrona di me stessa. Anche il battito cardiaco si è regolarizzato. Sono una vera bastarda. E Alessandro è la pena del contrappasso per farmi spiare incoerenze e malefatte. Fino a mezz'ora fa mi atteggiava d'eroina di un melodramma. Ed ora mi compiaccio di sembrare un'impenitente zoccola. Ecco qui la prova. Questo abito è indecente. Sarò bellissima. Ci metterò con tutti e farò un'altra vittima. Voglio continuare a fare del male. La mia ferita non si è mai cicatrizzata e ogni volta che viene sfiorata mi sento solo più cattiva.